Bach naturalmente non ci si aspetterebbe o non ci si aspetterebbero cose come quelle che abbiamo sentite fare da Mozart agli inizi, quando si misurava in maniera un po' ammiccante qualche cosa di cui non era ben chiaro, ma si sapeva la lunghezza, oppure Puccini, che abbiamo citato con l'ostinato dell'Aldo. Eppure anche Bach faceva giochi di questo genere. Nel Quodlibet ci sono due canzoncine popolari, anche quelle abbastanza grevi, che lui prese. Una di queste dice una cosa tipo, in tedesco naturalmente, no? Dice: se mia madre non mi avesse cucinato le rape rosse e i cavoli, stasera mi sarei fermato da te per la carne, no? E così via, no? E vedete che poi però queste cose vengono completamente trasfigurate quando vengono scritte in musica, e diventano musica semplicemente celestiale. E le variazioni Goldberg finiscono, come ho detto prima, alla fine della 30ª variazione, con una ripetizione dell'aria, che mi sembra anche la conclusione appropriata di questa nostra conversazione concerto, anche perché questa sera, poiché spira il vento, effettivamente un'aria è quello che ci vuole. Quindi sentiamo ancora una volta l'aria e poi ci salutiamo. Bene, grazie per la vostra pazienza, per aver accettato questa sfida di mettere insieme matematica e musica, per essere stati fino ad ora con noi. Grazie al... Sì, ringrazio il professor Di Freddi, però noi abbiamo un fuori programma. Sì, un fuori programma, e abbiamo provato e vogliamo questa sera dare inizio a questo duo pianistico. Mamma mia, questo avevo cercato di evitarlo questa cosa, ma evidentemente non ci sono riuscito. Non so cosa sia, ma vediamo. A proposito di scala pentatonica, quello che seguiremo è un brano che abbiamo provato e riprovato. In realtà ora il professore fa finta di niente, ma è così. Cioè, solite cose che si fa finta, come il bis, no? Che uno esce, rientra, ma poi
magari piange se nessuno glielo chiede. E quindi ecco, questo pezzo basato sulla scala pentatonica. Stiamo provando adesso. Thank you.